Non poteva avere altro nome che Patata questo team, una delle squadre più forti e rivelazione di questo torneo Notte Bianca edizione 2016, un redere. Uno dei giocatori che ci ha sorpreso di più, caro Cataldo, e l'abbiamo visto palleggiare con Lemone, con Castagni, sempre a salire, con Portuad, con Patate specialmente, e poi avanti l'hai visto palleggiare con il numero 1 di Cechila, una cosa impressionante. Ora, qual è il tuo segreto, Andrea? Ora palleggiando con le patate siamo andati più avanti. E tanti che la forte fatica ti ha messo a giocare. Mi sa giocare e mi sono insegnato a giocare a pallone. Ascolta, manco un tempo, 3 secondi fino alla partita, già con il bere le mani, forse è chiesto il segreto. Questa ti mette un po' più in forma. Okay. Cata, ma domani mattina non avrei ieri a fatto gare tu? Sì, facciamo l'ora continuato. No? Cioè, a che attacco a fatto gare? Io alle 4 di mattina, visto che siamo... E se te la fanno alle verso 5 come fare? Non fa niente, giocano gli altri, c'è il nostro campione qua, Andrea. Sì, Tony, il prossimo anno vogliamo giocare con il Milan e con la Juventus. Vogliamo salutare anche uno? Che ne salutiamo? Tutti che ne vanno male. A tutti che ne vanno male. Saluto a tutti che ne vanno male. È la squadra, soprattutto. Alla prossima. Io tu volevo dire, però purtroppo stasera sei sempre presente. Picnic, frissurato, pecore cotte. A ieri sera, compleanno. Mi verrebbe quasi da dire, senza offesa, dove c'è mangiare c'è Elena. Diciamo che sono una buona forchetta, diciamo, però poi amo la compagnia. La sera ti toccava comunque. Quindi dove c'è vita ci sono io. Allora, questa è una festa organizzata dall'FC San Severino Calcio per raccogliere anche un po' di fondi, giusto? Come ti sembra la serata? Ma sembra positiva, cioè comunque i giovani penso che ci siano, sono presenti, quindi va bene così, insomma. Speriamo squadra... che poi arrivi più gente, insomma, no? Quelle... Speriamo che questo pubblico si trasporti anche allo stadio per questo nuovo campionato di prima categoria. Vabbè, quello è normale. Ma noi siamo fiduciosi in questo, anche perché è un momento di aggregazione importante, uno dei pochi. Quanti anni sono che siano alla società? Sono due anni come dirigente, però quando posso do una mano volentieri, certo. Insomma. Primo anno di successo scorso anno, perché col primo tuo anno hai già conquistato la promozione in prima. No, sarà anche di successo. Noi speriamo. Lo spero pure io. Grazie, mo fanno banino dopo. Certo. Martina Trocio, Martina, questa sera è una versione che non ti abbiamo mai visto, versione vocalist annunciatrice. Sì, stasera mi dedico a questo. Come sta andando questa serata? Guarda, sta andando benissimo, per come mi aspettavo, guarda, sta andando veramente bene. Tipi qualche squadra in particolare? La mia ovviamente, la mia ovviamente. E sarebbe? A Cipicchia. Vabbè, grazie. Allora io mi chiedo come stai facendo stasera, giocatore, DJ, pure al bar, stai facendo un po' di tutto, Matteo? Di tutta, cerchiamo di fare tutta, troviamo il tempo per fare tutto, sì. Qual è il tipo di musica che va di più? Quella dance ovviamente? Dance ovviamente, ora sta andando molto il reggaeton anche, infatti. Ma noi cerchiamo di accontentare tutti. Come sta andando questa serata? Ah, sta andando abbastanza bene, non sono guasto finora, diciamo. Ma quando io che tu c'è un prodotto automatico, come funziona? No, c'è Giuliano Coricella che mi sostituisce. Ok. Vabbè, lei è la voce. Lei è la voce. Annuncia le squadre. Sì. Buona bocca al lupo. Tra i vari organizzatori del torneo anche ovviamente Tonino Cardelli. Come sta andando questo torneo? E poi ti chiedo, è stato difficile organizzare, trovare le squadre e organizzare il tutto?
No, non è stato difficile, è abbastanza facile direi, perché abbiamo messo le locandine e le squadre sono fatte sole facilmente. Vedo che c'è molta gente, entusiasmo e partecipazione. Speriamo che questa partecipazione sia anche al campionato di prima categoria quest'anno. Speriamo. Tuo padre che dice a parte? Che se arrivano i buoni risultati la gente ci segue, se no si fregate no. Si fregate no. Te l'ha mangiato un po' in questa azienda? Due. Devi bere. È stata. Ok, ciao. Scusa, mentre quella squadra io guarda. Chiaramente Dinamo Farinazzo. Dinamo Farinazzo, da cosa nasce questo nome? La nostra passione per l'animale sacro della Calabria che è il maiale. Difensore, centrocampista o attaccante? Portiere ora e sempre, ormai. L'unico curaretto. ormai chi è la vita mia? Abbiamo scoperto una nuova professione. Ah, guarda, abbiamo scoperto un ruolo che uccide tanta fatica. A livello di birre rende lo stesso, quindi. Tra un intervallo e l'altro, la media birre quant'è? L'ho chiesto anche agli altri. Vabbè, siamo sulle 5-6, sì. Però adesso stiamo facendo un intervallo un po' più lungo e dubito che riusciremo ad arrivare lucidi alla prossima partita. E mentre che miracolosamente ve lo auguro, arrivato in finale, come ti ci presenti in tuo campo? No, con una birra. Ma ovviamente. Comunque ci teniamo ad affermare che scuotitori non esistono uguali, guarda qua c'è. Cifarelli non esistono uguali, hai ragione. Sempre. Gustavo, ti ringraziamo. È stato un piacere. E in bocca al lupo per stasera. Ogni volta una grande emozione. Anche per me. Abbiamo una tifosa d'eccezione questa sera perché gioca il figlio nel Bed and Breakfast Bella Vista, United. Come ti sembra questo torneo? Beh, fantastico direi. E direi anche di farne più spesso di queste serate, perché purtroppo al nostro borgo non è che ci sia un granché di, diciamo, di sport, va? Qualsiasi iniziativa è buona per stare insieme, sì, giusto? Per stare insieme con gli amici, tutti noi del borgo. Ma l'ha fatta bandiera per figli, Tonen? No, sto facendo il tifo. Ok, grazie. Prego. Allora, come dicevo prima, notte bianca organizzata dall'FC Santa Serena Calcio per affrontare meglio questo nuovo campionato di prima categoria. Danilo, cici queste parole su questo torneo e su come sta procedendo gli allenamenti e la preparazione atletica dei giocatori. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare la società che si è veramente prodigata affinché questa serata riuscisse. Ringraziamo qui Pino Cardelli che da stamattina alle 6 che lavora per la società. Ci stanno cercando veramente di allestire una squadra dignitosa per la prima categoria. Siamo pronti, ci stiamo allenando, ci saranno ancora novità. Per quanto riguarda il torneo sta andando tutto bene, ci stiamo divertendo, poi come puoi vedere panini. Le salsicce si vendono. Come dice Pino, le salsicce si stanno vendendo tutte e quindi il torneo speriamo che finisca nel migliore dei modi. E buon divertimento a tutti. E Pino, due parole vuoi dire? Come ti sembra questa squadra? Per gli allenamenti questa. Ciao a tutti, grande. Grande. Come lo vedi questo campionato? Quindi siamo positivi? L'abbiamo già vinto. Avete fatto tanti acquisti, giusto? Sì, sì. Mangiare paine statezza al giocatore statezza. Sì, sì. Fa parte anche della preparazione, giusto? Tutta grazie, giocatore. Ciao. Poi paghiamo a panini. Ciao, grazie. Grazie, grazie. Io lo volevo disturbare, ma a me mi pare che sta dormendo. Sta dormendo? No. Come ti sembra questo torneo? Buonissimo, bellissimo. C'è una squadra che ti è piaciuta di più? È un'organizzazione ottima. È un'organizzazione che io ho sempre desiderato e sempre mi è riuscita. Parliamo seriamente, come è cominciata questa preparazione dell'FC, Robert? Tu vai a vederla spesso, ti sei reso conto che è una buona formazione, gli acquisti sono stati buoni, parlaci un po' della squadra. Abbiamo innanzitutto un ottimo direttivo, anche il presidente non ci lascia desiderare, è sempre presente. In ogni circostanza sta facendo anche dei lavori al campo sportivo, ovviamente che c'era di bisogno in quanto era un po' rovinato e oggi abbiamo terminato di mettere il terriccio buono e domani si spera di poter fare l'ultimo lavoro. Ok, Roberto, ti ringraziamo per il momento.
Chi ti controlla il pronto Piero sonno? No, no. E poi nel coglionino si dorme. Stai tranquillo, non mi prendi. Ma non siamo paresi, non è che. Non mi prendi il sonno. Ciao. Qui apposta per osservare tutto. San Conio che trovo buono, veda pure fuori. Ma a parte la sicurezza che va bene. Okay. Grazie. Tutto bene. C'è anche una squadra del Crotone che gioca, il primo tifoso del Crotone ce l'abbiamo qua, Nino. Tony, ho detto che propongo un punto di penalizzazione per chi ha pantaloncini o magliette del Crotone. Non solo dirigente dell'FC San Serena Calcio, ma questa sera anche assaggiatore ufficiale. Come su stessa sezza? Su buono. Su piccante un poco? Sì. Come avete sta serata? Buona? Come? La serata come avete? Buona, tutto bene. Quando si diverte tutto bene. Speriamo che tutti i gente venga pure allo stadio stanno, che è un bello campionato, no? Non ci potete comportare. Non me ne solo. No. Voi da porta a porta state impegnando al massimo, giusto? Per fare una bella squadra, per fare una bella figura. Ma è mangiare, è parlare. Ma è peccante. Sì. Non ci fa mai un mozzicone. È di cuore meglio. Presente a questa edizione 2016 della Notte Bianca, senza niente anche l'amico Lucky da Torino, giusto? Come ti ha parlato questa partita? Un po' che ci conosce, ma sono tutti mezzo imbriache. C'è una squadra che preferisce? Un bed and breakfast? È come proprio un bed and breakfast, ma c'è qualcuno che conosce? Pensi che ci fa solo, sa? Ma gli hai fatto bere una birra? Proprio stancato, si è stancato? Secondo me ci va a fare. Grazie. Something is wrong with the status quo. If you believe that the time